Le 7 regole d'oro per mantenersi concentrati, motivati e per avere autodisciplina nella propria carriera d'attore. Ne parliamo oggi insieme in questo nuovo tutorial per attori. Restate sintonizzati. Uno dei più grandi problemi, o meglio difficoltà per un attore, è quello di mantenere il focus, di non perdere la motivazione nel corso della propria carriera e nei continui alti e bassi che naturalmente abbiamo durante il nostro percorso artistico. E ahimè sì, questa è una sorta di ossessione che accompagna tutti gli artisti. Avere dei momenti in cui siamo totalmente scoraggiati, ci sentiamo un po' depressi, ci sentiamo demotivati, non sentiamo di avere giusti stimoli per andare avanti. Come facciamo a risolvere questa problematica? Beh, oggi ne parliamo in questo video. Naturalmente, se non sei iscritto al canale, sappi che ogni settimana pubblico nuovi contenuti, delle tips assolutamente gratuite, quindi per non perdere neanche un video, perché ovviamente nella compagine di milioni di video che ti appaiono su YouTube, per restare sintonizzato, attiva subito la campanella, quindi iscriviti immediatamente e scrivimi se anche qui sotto nei commenti, se anche a te è successo di avere un momento di demotivazione, di essere demotivato nella tua carriera artistica. Fammelo sapere che cosa è successo, commentiamolo insieme, lascia un like e condividi questo video se conosci un attore o un artista che si trova in questa situazione, perché gli potrà essere sicuramente di grande aiuto. Iniziamo subito con il topic di questo video. Iniziamo con queste 7 regole d'oro preziosissime che sono frutto della mia esperienza, ma soprattutto anche di confronto che ho avuto con tantissimi altri artisti che si sono trovati in questa identica situazione, e analizzando il tema ho sviluppato queste 7 tips che potranno esserti sicuramente d'aiuto se le metterai in pratica. Come sempre ti dico, se non metti in pratica quello che ti insegno, chiaramente questo non potrà avere, insomma, non potrai generare i frutti desiderati. Una cosa prima di iniziare è che ho sviluppato un corso completo in cui concentrato, dove puoi trovare assolutamente il tesoro, la ricchezza e il successo che meriti. E naturalmente questo corso lo puoi trovare qui in bio, ti lascio un link dove puoi lasciare la tua mail per ricevere maggiori informazioni, il link per ricevere la pagina dove troverai tutte le informazioni riguardanti i 6 moduli di questo corso, un corso completo veramente che ti sbloccherà finalmente per avere una comunicazione più autocosciente, un dialogo interiore per creare una rete di relazioni sane, per posizionarti, per avere una brand identity come attore. Quindi non aspettare, non indugiare, oggi è il miglior giorno per fare la differenza, non domani, non dopodomani, non far sì che questo video passi tra i tanti video che hai lasciato lì, guarderò domani, no, prendi azione in questo momento, perché questo per esempio può essere la prima tips, diciamo un po' extra del video, quella di prendere azione in questo momento. Clicca immediatamente sul link che ti lascio in descrizione e iscriviti subito a questo corso che ti cambierà definitivamente la tua vita personale e professionale. Ti aspetto nel corso. Ma iniziamo subito con questo video parlando delle 7 tips. Prima tips di questo video: stabilire una routine quotidiana. Ricorda che anche nel momento in cui non hai dei casting che stai facendo in questo momento, se non hai dei ruoli ai quali stai lavorando, stabilire una routine, quindi un tempo della tua giornata che ti mantenga in focus, un tempo che ti permetta di mantenere allenata la tua arte, allenata la tua capacità. Ricordati che se passa un tempo largo, dilazionato, in cui magari non stai lavorando su di un ruolo, è importantissimo che tu ti mantenga pronto al momento in cui ci sarà l'audizione, e che ovviamente sarà il momento cruciale per dimostrare la prova del 9, per dimostrare le tue qualità, le tue abilità, per distinguerti ovviamente da tutta la competizione che c'è tra tanti attori appunto sul mercato. Pertanto dedica anche solo fosse un'ora al giorno per poter stare in focus, per allenare la recitazione. Imponiti una routine, e questa routine vale per tutte le cose, tutti gli ambiti della tua vita. È fondamentale che ti ricordi di dedicare del tempo alla tua arte e alla tua passione, perché oltre ad essere, a mantenere allenata la tua preparazione, manterrai in focus il tuo obiettivo. Seconda tips: imposta degli obiettivi chiari. Ossia, c'è un percorso nella nostra carriera che si presuppone
ovviamente che questo percorso debba essere in salita e in crescita. Naturalmente, se noi non ci impostiamo degli obiettivi a termine, ossia tra un mese, tra un anno, tra 3 mesi, tra 6 mesi, ecco, stabilire degli obiettivi chiari. Degli obiettivi, ossia, che ci permettono di dire: ok, a distanza di questo margine di tempo, io voglio raggiungere questa cosa. Ma come faccio? Lo desidero e basta? Come faccio a materializzarlo? Compio delle azioni chiare e concise che mi permettano di raggiungere quegli obiettivi. Quindi inizio a fare una do it list delle azioni che mi permetteranno di raggiungere quegli obiettivi, perché altrimenti resteranno soltanto all'interno della nostra mente. Prendi un calendario, prendi un quaderno, un'applicazione di programmazione, Notion, Trello, quello che sia. Prefiggiti degli obiettivi e scrivi le azioni precise e concise di dove vuoi arrivare e in che modo raggiungerai quegli obiettivi. Terza tips, praticare la consapevolezza. Che cosa vuol dire praticare la consapevolezza? Dobbiamo essere consapevoli che stiamo vivendo un momento di down, un momento in cui le nostre emozioni possono metterci a dura prova, quindi dobbiamo anche metabolizzare quelle emozioni, non sviare dal problema. Il miglior modo per avere un giusto mindset, il miglior modo per riuscire a comprendere quell'emozione, farla nostra e non far sì che l'emozione ci assorba, è molto importante che entriamo in quell'emozione. Stiamo provando dolore, stiamo provando, ci sentiamo scoraggiati in quel determinato momento, perfetto. Cerco di comprenderla, entrare in quell'emozione, viverla, ma dopodiché che ho preso consapevolezza, come faccio a sanare quell'emozione? Per esempio, se sto provando un momento di sconforto, perché non prendere eventualmente un monologo e un film, il nostro film preferito, e provare a allenare quella scena? Perché quella scena, quel personaggio probabilmente sta vivendo quell'emozione che stiamo provando noi in quel specifico momento, e quello ci aiuterà a sanare, perché ricordiamoci che la recitazione è sanazione, ma allo stesso tempo è un ottimo espediente per poter non solo avere un obiettivo chiaro con noi stessi, su noi stessi, ma soprattutto perché è un obiettivo collettivo, fa parte di una coscienza collettiva. Scegliere di fare arte significa, come vi ripeto spessissimo, significa avere un obiettivo che è comune, aiuta altre persone a riflettere attraverso lo schermo, che si identificheranno con le nostre emozioni, con le emozioni del personaggio. Perciò il miglior modo è avere consapevolezza dell'emozione che stiamo vivendo e, se possibile, lavorarci in quel preciso istante attraverso una scena, un personaggio che ci permetterà di prendere maggiore consapevolezza della nostra emozione. Quarta tips, mantenere l'organizzazione. Come dicevo poc'anzi, prendi un quaderno, prendi un'app, Google Calendar, quello che sia, come ti trovi più comodo, più comoda. Fissa bene tutti gli appuntamenti, le attività che devi svolgere, perché questo ti mantiene infuocato, ti mantiene vivo a livello di passione, a livello di emozione, a livello di focus. Perché se io, anche se nell'immediato, in questa settimana magari non ho un casting, però ce l'ho tra 2 settimane, 3 settimane, ho un appuntamento, ho un allenamento, un training attorale, ecco, quello che sia, guardarlo sul calendario e sapere che sì, ho degli impegni relazionati a quella che è la mia passione e la mia professione, questo mi permette di avere un visual, quindi a livello visivo, di rendermi conto e ancora una volta avere consapevolezza che sì, ho delle attività che sono relazionate a quella che è la mia professione e passione. Ecco perché calendarizzare e organizzare il proprio lavoro e le proprie attività è fondamentale per mantenerci in focus, per mantenerci motivati su quella che è la nostra passione. Quinta tips, restare focalizzati. Che cosa vuol dire? Quando dedichiamo quell'ora al giorno, quelle 2 ore al giorno, o siamo nel set, o siamo appunto impegnati in quella che è la nostra attività, ricordiamoci di eliminare ogni tipo di distrazioni, quindi spegniamo il cellulare, evitiamo di guardare le notifiche di WhatsApp, le notifiche di Instagram. Ecco, in focus permette di avere una pienezza nell'attività che stiamo svolgendo, e allo stesso tempo, nel momento in cui noi ci focalizziamo in quell'attività e energeticamente siamo nel qui ed ora al 100%, anche nelle ore a seguire, quel focus ci permetterà di mantenere quell'emozione in un tempo più dilazionato. Provare per credere, non ascoltare le mie parole, mettilo in pratica e vedi se effettivamente questo funziona. È come se fosse un carburante che va a darti poi energia anche nelle ore e nei giorni a seguire. Funziona. Sesta tips, cercare sostegno.
Che cosa vuol dire cercare sostegno? Se c'è un momento in cui siamo demotivati e dobbiamo dedicare magari quell'ora al giorno in cui vogliamo esercitarci sulla recitazione, ma non riusciamo assolutamente a trovare da soli la motivazione, cerchiamo un gruppo di lavoro. Ci sono accademie, scuole, spazi, ricreativi, c'è casa propria, studi. Chiama un amico, chiama un collega. Ciao, che fai oggi? Sei libero? Ti andrebbe di esercitarci su questa scena? Devi fare un casting? No, ci esercitiamo, manteniamo allenate la nostra arte, ci manteniamo in focus, ci manteniamo motivati. Quindi cerca un gruppo di lavoro, colleghi, amici con i quali empatizzi maggiormente e che ti permetteranno di mantenerti focalizzato e mantenerti motivato. Aiuta tantissimo la collaborazione e la cooperazione. Ricorda sempre che da solo puoi andare lontano, ma quando sei in un gruppo di lavoro non ci sono limiti. Mantenere l'autocura, ossia prendersi cura di se stessi. Mantenersi in focus significa anche, per esempio, allenare il proprio corpo, allenare la propria mente attraverso la meditazione, per esempio, attraverso la materializzazione, attraverso andando in palestra, attraverso l'alimentazione sana. Ecco, mantenere una cura di se stessi, che significa corpo, mente e spirito, ci permette di mantenere la motivazione lì, esattamente dove vogliamo che essa sia. Perciò ricorda di avere autodisciplina anche attraverso l'autocura. Spero che questi consigli ti siano stati utili, perché sono 7 regole d'oro, ti posso assicurare che è stato frutto di tantissima esperienza e di lottare veramente con me stessa e di un'autoanalisi frutto di anni e anni di lavoro. Perciò ti lascio queste 7 tips, lavora su queste e fammi sapere nei commenti se hai già provato a diciamo, lavorare su uno di questi punti o su tutti o su altri, per esempio, che non ho enumerato all'interno di questo video. Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ricorda di condividere il video con amici ai quali potranno servire questi consigli. E ti ricordo di iscriverti al corso, perché oggi è il momento di fare la differenza. Sei un'anima inarrestabile, sei unico, sei unica, sei speciale. Ricorda perché hai scelto di fare arte, ricorda perché hai scelto di essere artista e io ti aspetto qui su questo canale. A presto!